Buonasera a tutti. Allora, l'idea è di stimolare le persone a dedicare del tempo per il volontariato. Il nostro utente di riferimento è il turista della nostra città. Perché? Perché in generale abbiamo un po' perso tutti il senso dell'ospitalità, insomma, lo vediamo al massimo come uno straniero di un piano. Invece è molto importante perché offre possibilità di lavoro molto grandi. Almeno in tempi di crisi dovrebbe essere chiara la sua importanza. Se vogliamo rimanere non solo a vivere, ma anche a lavorare nella nostra amata città. Pensate che meraviglia è quello di lavoro a due passi, evitare di essere pendolari. Quindi cercare di fare in modo di puntare sì sulle ricchezze del territorio, ma soprattutto ed anche sulla ricchezza delle risorse umane. Quindi l'idea è che è l'informazione che ti viene, che va incontro al turista. Praticamente il volontario è a disposizione sì per dare le informazioni, ma non solo, ma soprattutto per facilitare la soluzione di qualsiasi problematica tecnica, dall'accoglimento alle biglietterie, per snellire le code, faccio degli esempi così, accompagnarli proprio veramente alla fermata giusta dell'autobus, chiamare un taxi, eccetera. Come se fosse proprio un ufficio informazioni turistiche mobile e attivo nei punti nevralgici. Quante volte siamo stati noi, i turisti, ci sentiamo un po' spaesati, quanto è difficile a volte avere certe indicazioni. Quindi questi disagi ci fanno dare a volte anche un giudizio molto negativo di quel posto che abbiamo visitato. In questo modo all'inizio si avrebbero delle città che si contraddistinguono dalle altre per l'impegno sociale attivo e concreto, all'inizio con i turisti, in seguito magari con tutti i cittadini. Quindi l'obiettivo è di diventare una città molto accogliente che si farà arrivare.